Il gruppo del Contado dei Castellamonte si è ritrovato domenica in piazza per un evento particolare, una castagnata molto speciale, ma anche l'occasione per porre l'accento su un gruppo riformato. Siamo con Ivan Brugnone, il suo presidente. Allora Ivan, parlaci un po' del gruppo del Contado e di quelle che sono le prospettive di questo gruppo. Buongiorno, sì, sono Ivan Brugnone, il presidente del Contado di Castellamonte. Allora, il gruppo si è riformato l'anno scorso, l'abbiamo riformato grazie degli sponsor che ci hanno dato una mano e abbiamo cercato di reintegrare. Il nostro principale obiettivo era quello di reintegrare i sbandieratori all'interno del gruppo, che mancavano da Castellamonte da tanti anni. Spero che le cose vadano sempre bene, riusciamo a implicarci sempre di più. Oggi siamo qua in questa castagnata apposta per farci conoscere, per far vedere il gruppo. Tra l'altro vedo che il vostro gruppo è molto eterogeneo, perché ci sono persone adulti ma anche tanti bambini, tanti giovani, quindi anche la voglia e la volontà, diciamo così, di dare anche alle nuove generazioni, di spiegare alle nuove generazioni cos'è la tradizione e le cose belle, come appunto i suonare i tamburi o gli sbandieratori, che sono un pezzo colorato degli eventi di Castellamonte e del Canavese. Sì, infatti i bambini ne abbiamo tanti all'interno, tutti ben coinvolti, e poi sì, grazie ai papà, alle mamme degli altri riusciamo a tenere il gruppo unito e fare tutto quello che cerchiamo di fare negli eventi e manifestazioni a cui partecipiamo. Infine, appunto, questa castagnata è una giornata speciale, una domenica salutata anche dal sole. Quando eventualmente, se avete già degli appuntamenti o quali saranno i progetti futuri del Contado di Castellamonte? Ma adesso il 29 saremo all'altra fiera che c'è qua a Castellamonte, a Sant'Antonio, e sì, stiamo facendo il calendario per l'anno prossimo, che abbiamo già degli eventi in programma, ma dell'anno prossimo. Quest'anno oramai manifestazioni non ce n'è più tante, quindi l'ultima è stata di Lanzo 2 settimane fa, a cui abbiamo partecipato per 2 giorni.